Fine anni 70. Una serie di omicidi semina il terrore fra le donne di Los Angeles, ormai timorose di uscire da sole. Ha scatenato l'inferno. Tutte le donne erano in pericolo. È stato un periodo terribile. Chiunque fosse stato, non era certo un dilettante. Delitti che toccano il fondo della depravazione. Dopo averle messo tra le mani un filo scoperto, hanno iniziato a inserire e a riattaccare la spina cercando di fulminarla. Una frenesia omicida senza regole. In genere i delitti seriali a sfondo sessuale sono opera di singoli. Questi individui sono là fuori e continuano a farla franca. Che confonde gli esperti. C'era quello dolce. Aiden, come va? È il sadico assassino. Ve l'ho detto, ammazzare una ragazza per me non fa differenza. Non tutte le storie di Hollywood hanno un lieto fine. Lo trovavo affascinante. Mi date una sigaretta? Se ora potessi andare fino a Walla Walla, sparerei a quel figlio di p***a. Benvenuti a Los Angeles. Quando si nomina Hollywood, tutti pensano che sia un posto splendido, dove si girano film e dove vivono le stelle del cinema. Beh, non è proprio così. Ci sono anche zone squallide a Hollywood. Non è cambiato niente, solo le facce. Ma alla fine succedono le stesse cose. È sempre stato così. Nel 1977, il lato oscuro di Hollywood viene rivelato a tutto il mondo. Era il periodo delle discoteche e della vita notturna. Le donne avevano raggiunto l'emancipazione sessuale, ma sotto molti aspetti non erano ancora viste come cittadine con pieni diritti. E le prostitute erano considerate donne di strada, non delle vittime. Alla fine degli anni 70, Lois Lee fonda Children of the Night, un'organizzazione benefica con lo scopo di salvare le ragazze dalla prostituzione. Chissà cosa vuole fare da grande? Sulle mani. Io, l'assistente sociale. Ah, bene, per aiutare i ragazzi. Come te? La media dell'età delle ragazze per le strade di Hollywood era di 19 anni. Molta gente di passaggio veniva attirata da questo mondo. Molte giovani scappavano di casa, da qualsiasi luogo, dal Midwest, dalla costa orientale, e finivano tutte per strada, a vendere il proprio corpo pur di avere un tetto. Una delle adolescenti che lavora per le strade di Hollywood è Yolanda Washington, che si prostituisce per mantenere se stessa e il figlio. Le sue amiche mi avevano chiesto di aiutarla quando era finita in tribunale a Beverly Hills. Era una brava ragazza, finita per caso nel mondo della prostituzione. Quando sono arrivata in aula, si era già dichiarata colpevole. Ha detto che mi avrebbe chiamata dopo 10 giorni in carcere. Non lo ha mai fatto. Il 17 ottobre 1977 viene ritrovato il corpo di Yolanda Washington. Le sue amiche mi hanno detto che era stata trovata nuda su una collina, morta. Nei pressi del famoso cimitero delle star di Hollywood, Yolanda giace morta a bordo strada, nuda. Ma il suo omicidio è soltanto il primo di molti altri. In seguito, poco prima delle 6 del mattino, con una chiamata mi dicono che c'era un cadavere. Apparentemente una giovane donna, nuda. Ogni volta che c'è di mezzo una vittima giovane, è dura. È sempre dura. Vedi quella macchina? Lei era proprio lì. È stata ritrovata lì, dove c'è quella colonnina, in mezzo al prato.
Era nuda, a faccia in su, con i piedi che puntavano laggiù, nella direzione del vicolo cieco. Appena arrivato sulla scena, dopo uno sguardo al corpo, era chiaro che si trattava di omicidio, perché si vedevano chiaramente segni di legatura sui polsi, sulle caviglie e anche sul collo. Prima era stata legata e poi strangolata. Pensavamo di avere a che fare con un omicidio casuale. Non avevamo idea di dove ci avrebbe condotto o a chi. Non avevamo idea che fosse l'inizio di una serie. Il corpo viene identificato. È quello della quindicenne Judy Miller, scomparsa anche lei dalle strade di Hollywood. Il suo corpo era ancora nell'ufficio del medico legale quando ci hanno chiamato per un altro omicidio, un altro corpo ritrovato, un'altra ragazza trovata nuda a Glendale. Io e il mio collega siamo andati all'obitorio. Il corpo è stato tirato fuori e messo accanto a quello che si è scoperto appartenere a Lisa Kestin. Ricordo che il medico legale, guardando i cadaveri uno accanto all'altro, ha detto: sembrano uscite da una fotocopiatrice. Stesso tipo di segni di legatura sui polsi, sulle caviglie e sul collo. Abbandonate nello stesso luogo, una collinetta a bordo strada. Nelle vicinanze non c'erano indumenti o gioielli, oppure oggetti che permettessero di identificarle. Sapevamo che in giro c'era un assassino responsabile almeno degli ultimi due omicidi. E la cifra sta per aumentare. Era domenica, credo fosse il 20 novembre del 1977. Ero uscito per una chiamata riguardo a un corpo nudo ritrovato tra i cespugli di Highland Park. Una ragazza giovane, intorno ai 20 anni, ovviamente morta, con segni di legatura sui polsi, anche sulle caviglie, e ovviamente gli stessi segni intorno al collo. Era stata strangolata. La ragazza morta è Christina Weckler, una studentessa di 20 anni. Il padre della ragazza è arrivato a Los Angeles e io l'ho incontrato. Questa è la cosa più spiacevole del lavorare nella sezione omicidi: sedersi e parlare con i genitori delle vittime. Sono stato io a dirgli cosa fosse successo a sua figlia. Per lui è stato un momento difficile. Sua figlia, così giovane, era stata strangolata e uccisa senza una ragione apparente. Christina viveva da sola in un complesso di appartamenti sulla East Garfield Avenue a Glendale. Gli investigatori non trovano alcun sospettato evidente. Ho continuato a indagare sui suoi trascorsi, con chi studiasse, con chi uscisse e così via. All'inizio delle indagini è saltato fuori un nome, un certo Kenneth Bianchi, proprio lui. Ricordo di aver trovato quel nome in uno dei suoi diari, in uno dei commenti più interessanti che aveva scritto su di lui. Su questo Kenneth Bianchi diceva che sembrava il tipico venditore di fumo. Christina Weckler ha conosciuto Kenneth Bianchi perché era stato suo vicino di casa a Garfield Avenue, un incontro che le costerà la vita. Al 20 novembre 1977 è stato ritrovato un totale di 4 giovani donne nude abbandonate sulle collinette di Los Angeles. Su un diario appartenente a Christina Weckler, una delle vittime, c'è il nome di un vicino, che lei paragona al tipico ciarlatano, un venditore di fumo. Kenneth Alessio Bianchi, nato il 22 maggio del 1951 a Rochester, New York, figlio di una prostituta. Sua madre biologica non lo voleva.
Così lo affidava a un vicino perché lo tenesse un giorno, poi lo lasciava a un altro vicino per un altro giorno, poi a un altro ancora. Per 4 mesi non hanno avuto contatti. A 4 mesi Ken è stato adottato da Francis Bianchi, che aveva sempre voluto un bambino. Lei amava, adorava Ken. Era terrorizzata all'idea che gli accadesse qualcosa di brutto. Era diventato quasi un dio per sua madre. Era tutta la sua vita. Temeva che potesse ammalarsi e morire, e lo controllava di continuo. Questo atteggiamento iperprotettivo e soffocante deve aver realmente influenzato la sua capacità di sentirsi una persona forte e potente. Era davvero ossessionata dalle infezioni del tratto urinario, non so perché. È molto probabile che nel curarlo, nell'aiutarlo e nel farlo controllare, abbia esagerato senza saperlo o rendersene conto. Molta gente è convinta che la stimolazione precoce dei genitali, che sia per abusi sessuali o per cure mediche, getti le basi per la futura ipersessualizzazione del bambino. Nelle cartelle cliniche si leggono ovunque commenti che descrivevano la signora Bianchi come una donna molto disturbata che andava aiutata, così come il suo bambino. Qualcuno doveva fare qualcosa per il piccolo. Un sacco di gente si era fatta delle idee strane su di lui. Pensavano che fosse una persona falsa, molto ambigua. La madre di Bianchi mi ha riferito che aveva sempre detto bugie, che mentiva da quando era piccolo. Ha detto che quando aveva 6 o 7 anni erano andati in un negozio di alimentari. Poi, una volta a casa, uscendo dall'auto, ha visto delle cose che spuntavano dalle tasche di Kenneth. Dolci, biscotti e altro. Ovviamente lei gli ha chiesto dove avesse preso quella roba, perché lei non l'aveva pagata. E Kenny le ha risposto di non sapere come fosse finita nei suoi pantaloni. La maggior parte delle persone mente ogni giorno, più volte al giorno. In effetti, le ricerche mostrano che il 97% della popolazione ha ammesso di mentire su basi giornaliere, mentre il 3% ha mentito dicendo di non farlo mai. La differenza è che Bianchi e gli individui come lui sono bugiardi patologici. Non dicono bugie innocue per esagerare la loro importanza o per uscire dai guai. Mentono quando non dovrebbero, perché per loro mentire è una forma di controllo e dominio. Una volta un delinquente mi ha detto: dicendoti la verità mi controlleresti. Ora ti dirò una bugia e sarò io a controllarti. All'epoca il nome di Bianchi viene archiviato tra centinaia di altre piste da seguire. Fino a quel momento le morti delle 4 ragazze passano inosservate in città. Ma le cose stanno per cambiare. L'ho definita la settimana decisiva e direi che tutto è stato messo in moto dalle 2 ragazze. La 12enne Dolores Sepida e la sua amica 14enne Sonia Johnson scompaiono dopo aver fatto shopping all'Eagle Rock Plaza. Sono state trovate su una collinetta, vicino a una strada principale, proprio sopra una delle più grandi autostrade, una delle più grandi arterie di Los Angeles. I corpi si trovavano in una discarica. I ragazzi che le hanno trovate all'inizio pensavano fossero manichini. Quando sei coinvolto in certe scene del crimine, sviluppi un profondo odio verso gli assassini. Proprio così. Professionalmente non dovremmo. Ma succede. 3 giorni dopo, una studentessa di 28 anni, aspirante attrice, viene trovata morta. Il cadavere di Jane King si trovava lungo l'autostrada. Jane King era stata prelevata a Hollywood subito dopo essere uscita da una specie di accademia di recitazione. Dopo una settimana, il corpo di una studentessa di 18 anni, Lauren Wagner, viene abbandonato ai piedi di una collina.
L'omicidio di Lauren Wagner ha scatenato l'inferno. Dopo il ritrovamento, sui palmi delle mani c'erano le prove di qualcosa. Aveva segni di bruciature su entrambi i palmi. Non si sapeva di preciso da che cosa fossero provocati, ma sembravano segni di tortura. I media soprannominano l'assassino lo strangolatore della collina. Quel caso ha terrorizzato Los Angeles. Gli abitanti della città erano diventati tesi e spaventati. Tutti compravano armi e prendevano lezioni di qualsiasi arte marziale. Era spaventoso per molte donne. Quando vengono rivelati i dettagli della scomparsa di Lauren Wagner, il terrore aumenta. Due testimoni hanno segnalato di aver assistito a un arresto da parte di un agente di fronte casa loro. Sono quelli i momenti in cui la gente inizia ad aver paura, perché di chi puoi fidarti? Pensavamo fosse un poliziotto, perché non c'era resistenza. Quindi forse le ragazze avevano affrontato qualcuno in una posizione di autorità. All'inizio la gente diceva: sono per lo più persone legate al mondo della prostituzione. Ma Lauren Wagner era una ragazza che andava al college. Era nel complesso in cui viveva quando è stata rapita. E questo ha spaventato tutti. Poteva essere chiunque. Tutte le donne erano a rischio. C'era un tale clima di terrore che la polizia aveva detto alle donne di non accostare a meno che non fosse un agente a ordinarglielo. Dovevano andare a casa o dove fossero dirette e chiamarli. Eravamo molto sotto pressione per la risoluzione di questo caso. Ai detective non restava che chiedersi dove e quando avrebbe colpito lo strangolatore. Di solito un caso simile genera molta tensione e più si va avanti, più la pressione non fa che aumentare, perché questi individui sono là fuori e continuano a farla franca. Gli strangolatori della collina non hanno alcuna intenzione di fermarsi, ma stanno per commettere un delitto che scioccherà l'intera città. È stato considerato un omicidio sfrontato. Benvenuti a Los Angeles. In questo posto è stata rinvenuta Kimberly Martin. Il giorno dell'accaduto, quando siamo arrivati qui, questa strada non era percorribile. Era piena di auto e di persone. Avevano abbandonato il corpo in fondo a questa collina deserta, con braccia e gambe divaricate, nel centro di Los Angeles. Una volta sul posto ho dato un'occhiata. Sembrava che gli assassini giocassero con i media. Il corpo, la vittima. Quel posto, nella mia mente, era un chiaro messaggio. Ehi, mi avete chiamato strangolatore della collina? Bene, ecco una vittima dello strangolatore per voi. Guardatemi, guardate come sono stato bravo a sfuggirvi, a dimostrare le mie abilità, a dimostrarvi che so uccidere. Guardatemi, sono forte. È questo il messaggio dietro quei corpi. Negli ultimi due mesi del 1977, il cosiddetto strangolatore della collina rapisce e uccide 9 ragazze, gettando e mostrando i loro corpi nudi sotto gli occhi di tutta Los Angeles. Poi, con la stessa velocità con cui sono iniziati, gli omicidi si fermano.
Abbiamo pensato, che è successo? È andato via? È in prigione? Ha smesso? È morto? Non lo sapevamo. E poi a un tratto ecco il caso Hudspeth. Tra i monti di Los Angeles viene rinvenuto il corpo nudo della ventenne Cindy Lee Hudspeth. Si trova nel bagagliaio della sua macchina, spinta fuori strada. Il delitto conferma un orribile sospetto degli investigatori. Qualcosa che non si era mai sentito negli annali dei delitti seriali. Se hai abbandonato la macchina lì, come fai ad andare via? Non puoi camminare. Daresti troppo nell'occhio. Molte persone ti avrebbero visto prima alla guida. E inoltre, una macchina della polizia potrebbe passare e vederti camminare in piena notte. Nessuno lo farebbe. Non avrebbe senso. Quindi direi con certezza che c'era una seconda auto. Il killer non agisce da solo. In genere i delitti in serie a sfondo sessuale vengono commessi da una persona sola. Sono cose private perché la devianza è personale, è qualcosa che l'individuo non capisce, quindi non la condivide con nessuno. I detective non lo sanno ancora, ma Cindy Hudspeth aveva portato da poco la sua macchina in una tappezzeria a Glendale, di proprietà del 44enne Angelo Buono. Il padre di Buono era andato via di casa dopo il divorzio e Angelo era cresciuto senza una figura paterna. Viveva in una zona in cui c'erano gang messicane. Era italiano, ma frequentava alcune di queste bande. Era finito al riformatorio varie volte per furti d'auto o cose del genere. Era violento con le donne e i primi episodi risalgono alle scuole superiori. Non era un bravo ragazzo. Aveva mostrato un odio ben definito nei confronti delle donne. Sappiamo che era molto sadico. Amava infliggere dolore. Forse per via di un episodio della sua infanzia che potrebbe aver visto o vissuto. Qualcosa su cui aveva fantasticato a lungo e che poi è stato in grado di mettere in pratica una volta diventato adulto. Ma non lo sappiamo. Buono si sposa a 20 anni, ma la sua brutalità lo porta a divorziare. Seguiranno altri 3 matrimoni disastrosi. Da adulto, a volte, lavorava per delle concessionarie d'auto. Si occupava di meccanica o di tappezzeria. A un certo punto era diventato abile con la tappezzeria. Così ha aperto un negozio specializzato a Glendale. Era diventato molto famoso per la sua bravura. Era il classico tipo che vive secondo il codice della mafia. Era convinto di essere un macho italiano mafioso. Buono, ossessionato dal sesso, ha rapporti con molte ragazze del luogo, incluse le fidanzate dei figli. Molte partner si propongono spontaneamente a quest'uomo, conosciuto come lo stallone italiano. Fisicamente non aveva niente di attraente, ma il suo comportamento, la consapevolezza di sé, quell'atteggiamento «vi faccio vedere io», la sua sicurezza, potevano essere attraenti per molti. La perversione e la natura sadica di Buono sono più che evidenti. Insieme ad altre persone, compresi i figli, girava per Hollywood e mostrava al volo dei distintivi alle prostitute, fingeva di arrestarle e si prendeva gioco di loro. In quel periodo, Angelo Buono non è sospettato dalla polizia. Infatti, anche se sono morte 10 donne, gli agenti non hanno ancora una pista ben definita. Non vuoi che altra gente soffra. E più la cosa si prolunga, più aumenta la voglia di eliminare certi individui dalle strade. A un certo punto pensi che dovresti dar loro ancora un'altra occasione. Certo, è una cosa macabra. È cattiva pensare che qualcun altro debba morire per risolvere il caso. Ma, penso che chiunque sia stato coinvolto in una serie di delitti lunga come questa mentirebbe se dicesse che non ha mai pensato una cosa simile.
I corpi delle vittime successive non appaiono sulle colline di Los Angeles, ma a una ventina di chilometri più a nord, nella tranquilla località costiera di Bellingham, Washington. È un duplice omicidio, quello delle studentesse Karen Mandick e Diane Wilder. Erano compagne di stanza, studiavano insieme alla Western Washington University. Le due amiche sono sparite da un giorno e la macchina di Karen viene trovata parcheggiata su una collina. Ci siamo avvicinati al veicolo e abbiamo visto i due corpi dalla parte posteriore del veicolo. Sono morte per strangolamento. Era stato un lavoro molto pulito ed era chiaro che chiunque fosse stato non era un dilettante, assolutamente. Entrambe le ragazze erano entrate in contatto col capitano di una squadra di vigilanza privata di nome Kenneth Bianchi, che lavorava per la Whatcom Security. Ci è arrivata una telefonata da Bellingham, Washington. Abbiamo un uomo in custodia, si chiama Kenneth Bianchi. Di tutto quello che mi stai dicendo, ci sono molte cose che non combaciano con il quadro che abbiamo ricostruito finora. Voglio che tu capisca una cosa, va bene? Che rimanga tra me e te e chiunque altro. Non sono un dottore, non so perché tutte queste cose non mi siano venute in mente per tutto questo tempo. Dalla patente di guida della Guardia di Vigilanza emergono diversi indirizzi di Los Angeles. Sapevamo che si era trasferito da Los Angeles nel periodo in cui lo strangolatore della collina era attivo lì e che i delitti erano cessati dopo il suo arrivo a Bellingham. Uno dei suoi indirizzi era a Glendale, in Garfield Avenue, proprio accanto all'appartamento di Christina Weckler e proprio di fronte alla casa in cui viveva Cindy Hudspeth. Era il collegamento che ci mancava. A quel punto non avevamo più dubbi. Avevamo un valido sospettato. Chi conosce Kenneth Bianchi pensa che un innocente è detenuto ingiustamente. Oddio. La cosa che ricordo meglio è il giorno in cui Ken è stato arrestato. Discutevo con i colleghi, nessuno credeva che fosse vero. Lo trovavo affascinante. Vi dispiace se fumo? Me la date una sigaretta? Era sempre gentile. Ok, grazie John, che servizio, grazie. È stato uno shock, nessuno riusciva a crederci e pensavamo che in un paio di giorni avrebbero capito di aver sbagliato. Ma è possibile che l'uomo sbagliato e quello giusto vivano nello stesso corpo? Sta per accadere qualcosa di sbalorditivo. Come ti chiami? Billy. Va bene, Billy. Sotto ipnosi, da Kenneth Bianchi iniziano a emergere varie personalità del tutto distinte. Devo parlare con qualcun altro? Il mio amico. Chi è? Stevie è il mio secondo migliore amico. C'era Kenny, il ragazzo dolce, amorevole. Cosa ci vedi, Ken? Un gioco che facevamo da bambini, i ponti magici. È famoso, si sta con le braccia così e a turno si passa sotto. Sì? Giocavo così. E poi c'era il sadico assassino. Vedo due amiche felici. A quei tempi, chi riusciva a simulare l'infermità mentale era libero. Sono disperato, sto impazzendo, sai. Ve l'ho detto, ammazzare una ragazza per me non fa nessuna differenza. Ammazzare chiunque per me nessuna differenza. Beh, forse non hai ucciso nessuno, io non lo so. No, amico, ti sbagli, ne ho uccise un paio. Billy, dimmi, cosa sai di Ken? Ken? Non so chi sia. Che mi dici di Steve? È una mela marcia. Diversi medici ritengono che Kenneth Bianchi abbia un disturbo di personalità multipla,
e che non sappia assolutamente che il suo alter ego, Steve, sia un assassino. Hai detto che hai ucciso Lisa Kestrel? Vado troppo veloce per te. Certo, stai andando troppo veloce, non sono così sveglio. Gli investigatori, comunque, non si lasciano convincere facilmente. Per me era chiaro. Era davvero un pessimo attore. Apri gli occhi, guarda il signor Brett, vuole parlarti. Ehi, Dean, come va? Era il tipico venditore di fumo. Va bene? Vuoi sapere altro? Era buffo. Pensavo all'appunto che Christina Weckler aveva scritto all'epoca sul diario. Aveva ragione. Abbiamo convocato i nostri esperti in disturbi della personalità che hanno sottoposto Bianchi a una serie di interrogatori, giungendo alla conclusione che stava certamente fingendo di avere più personalità. Sapendo di essere stato scoperto, Bianchi ha cambiato il suo atteggiamento da non colpevole a troviamo un accordo. All'improvviso è saltato fuori il nome di Buono e ha vuotato il sacco. Kenneth Bianchi sostiene di aver commesso tutti i delitti attribuiti agli strangolatori della collina con un complice. Un tappezziere d'auto 44enne di Glendale, Angelo Buono. Ma c'è anche un risvolto sconvolgente. Buono e Bianchi sono cugini. Nel 1979, dopo l'arresto per un duplice omicidio nello stato di Washington, Kenneth Bianchi rivela di aver perpetrato i delitti dello strangolatore della collina, insieme a un altro uomo, un tappezziere d'auto di Los Angeles, Angelo Buono. Il padre di Buono era il fratello della madre adottiva di Bianchi. Buono e Bianchi erano cugini. A questo punto, per evitare la condanna a morte, Bianchi si offre di raccontare dei crimini terribili commessi insieme ad Angelo Buono e di testimoniare contro il suo complice. Kenneth era cresciuto a Rochester, che all'epoca non era certo un posto interessante. Si era trasferito a Los Angeles perché sua madre voleva che Angelo lo aiutasse a trovare un lavoro. È arrivato a Hollywood e si è dato da fare. La California, il sole, le ragazze, le spiagge. Il loro sodalizio è stato terribile. I casi in cui c'è più di un esecutore sono veramente pochi. Quando ce n'è più di uno, quasi sempre, uno è l'individuo dominante, l'altro è l'assistente che lo segue. Nei casi dello strangolatore della collina, sembra che Buono fosse quello dominante in termini di sadismo, ma Bianchi non era da meno. Aveva incontrato suo cugino Buono, un predatore sessuale, una figura che ammirava e rispettava. Pensava fosse uno di quelli di cui si dice «Wow, ci sa fare con le donne». Buono trattava le donne come se fossero oggetti di sua proprietà da usare. Appena arrivato a Los Angeles, Kenneth Bianchi prova a entrare in polizia. Mi piace lavorare con la gente e fare cose per loro e fare il poliziotto sarebbe il mestiere migliore per stare a contatto con la gente. Questo è ciò che voglio di più nella vita, fare qualcosa che mi renda felice, che mi soddisfi e che mi faccia fare carriera. Desidero solo questo. Respinto da due dipartimenti di polizia, Bianchi decide di intraprendere un altro tipo di carriera, con il cugino. Bianchi ha conosciuto due ragazze di 16 anni, le ha presentate a Buono e le hanno usate poi come nucleo di partenza per un servizio di prostituzione a domicilio.
Erano orribili. Avevano portato le due ragazze in un magazzino, costringendole a fare sesso con un gruppo di uomini che dicevano di essere poliziotti. Non so se lo fossero o no. Quando una delle ragazze è scappata, hanno preso un gatto, lo hanno ucciso, glielo hanno spedito con un biglietto: sei morta. Erano crudeli. Le ragazze riescono a lasciare la città. Gli strangolatori cominciano ad agire, uccidendo la prostituta Yolanda Washington. Bianchi spiega alle forze dell'ordine come avvenivano i crimini a casa di Buono. Casa sua era una vecchia costruzione accanto a un autolavaggio. Dietro la casa c'era un garage vecchio e grande, diventato un negozio di tappezzeria. Solo Yolanda Washington non era stata lì. Le facevano sedere su una sedia. Subito dopo le spogliavano del tutto. Non sempre lo facevano tutti e due, ma violentavano le vittime. E infine le strangolavano con una corda. Eliminavano qualsiasi segno di identificazione, vestiti e il resto. Mettevano tutto in un sacco e lo buttavano in un cassonetto vicino. Poi trascinavano fuori il cadavere, fino al parcheggio di fronte al negozio, e lo mettevano nel bagagliaio. A quel punto andavano in macchina in zone sempre diverse per scaricare il corpo. Usando documenti e distintivi falsi, i cugini si aggirano per Hollywood in cerca di vittime. La descrizione data da Bianchi del rapimento dell'aspirante attrice Jane King dà un'idea raccapricciante della loro spietatezza. Era il solito giro per Hollywood. L'abbiamo notata subito tutti e due alla fermata dell'autobus. Angelo mi dice: l'hai vista? Poi mi ha sorriso e ho capito che voleva portarla di sicuro a casa. Angelo portava con sé le manette e avevamo entrambi i documenti, ma non li abbiamo usati. Arrivati a casa di Angelo ci siamo fermati nel vialetto. Lui l'ha presa da un braccio, mentre io l'ho presa dall'altro. Lei diceva: che succede? Cosa fate? Era sempre più spaventata, diceva: lasciatemi, non fatemi del male. Era davvero terrorizzata. L'abbiamo ammanettata con le mani dietro la schiena. Dopo averla portata in casa, Buono e Bianchi a turno violentano la prigioniera. Gli ho chiesto: e ora? E lui: dobbiamo farla fuori. E poi: vuoi farlo tu o lo faccio io? Gli ho detto: beh, credo che lo farò io. Jane King viene ritrovata abbandonata a bordo strada, a pochi passi da un campo da golf. Bianchi non confessa soltanto stupro e omicidio, ma anche la tortura. A Christina Weckler è stato iniettato il prodotto usato per pulire i vetri e hanno provato ad asfissiarla con il gas. E parla anche dei segni trovati sulle mani di Lauren Wagner. Dopo averle messo tra le mani un filo scoperto, tenuto fermo con un nastro adesivo, hanno iniziato a inserire e a riattaccare la spina cercando di fulminarla. Insieme, gli strangolatori della collina uccidono 10 donne. Ma quale dei due cugini assassini è il vero trascinatore? Di solito c'è un leader, un individuo molto forte. Poi c'è qualcuno psicologicamente molto passivo, che fa tutto ciò che l'altra persona desidera. È una forma di venerazione, come a voler dire: faccio quello che vuoi perché ti ammiro molto. Mi hanno già posto la domanda: chi era il dominante, chi era il leader e chi il seguace.
Posso soltanto dire che Bianchi era quello che parlava. Lui si proponeva, si esponeva, sapeva fare il suo lavoro, sapeva come essere convincente per strada. Molte delle ragazze sono state portate via grazie ad adescamenti o a simulazioni di controlli di polizia. Perciò era senza dubbio Bianchi, quello che sapeva fare certe cose. Buono era quello silenzioso, quello più forte. So che in un'occasione Buono ha detto di no. L'episodio è il mancato rapimento della figlia di una leggenda di Hollywood. In quell'angolo hanno provato a rapire la figlia di Peter Lorre, proprio lì. Il padre di Catherine Lorre, Peter, è una stella della Hollywood dei tempi d'oro. Non sapendo di chi si tratti, gli strangolatori, spacciandosi per poliziotti, stanno per portarla via. Fino a quando lei non mostra i documenti. Buono ha capito chi avevano tra le mani e forse ha pensato: se sparisce e viene uccisa, richiameremo troppa attenzione su di noi. La figlia di Peter Lorre, Hollywood, ne parleranno tutti. Stando a Bianchi, Buono non approvava. Questo fa capire che forse lui aveva l'ultima parola su ciò che andava fatto oppure no. Che cosa spinge Kenneth Bianchi e Angelo Buono a stuprare, torturare e uccidere 12 ignare donne? Sono soltanto nati per uccidere? Non credo siano paragonabili, perché non sono simili e hanno avuto ruoli diversi in tutto questo. Insieme facevano davvero paura. Prima di tutto, tra i due, il sociopatico era Angelo. Buono era spregevole. Una persona molto malvagia. Buono era solo un pervertito che si lasciava andare e scatenava oltre ogni limite le sue tendenze sadiche. Il sadismo sessuale è una forma di eccitazione deviante. La maggior parte degli stupratori ha una relazione, è impegnata con una moglie o ha una fidanzata. Di certo hanno modo di fare sesso. Il controllo e il dominio sono la chiave dell'eccitazione sessuale. È certamente il caso di Buono. Bianchi, credo che in lui sia prevalsa la brama di uccidere. Credo che sarebbe stato molto difficile per lui vivere senza quel desiderio. Si inizia con un ragazzino che non ha legami affettivi e questo è un bel problema, ma esterno, non interiore. Se si sviluppa una personalità omicida o se un individuo agisce senza quella coscienza che tutti abbiamo, ecco che cosa succede. In Bianchi è più evidente l'imperativo: devi uccidere. Ha ucciso molte persone in un periodo di tempo molto breve e le ha uccise con l'aiuto del suo complice in modi molto, molto feroci. Non si è fermato nemmeno quando hanno cambiato zona. Quindi posso affermare che sia proprio lui l'individuo che è nato per uccidere. Secondo me, probabilmente Bianchi avrebbe ucciso anche se non avesse mai conosciuto Buono. Credo fosse la sua personalità. Buono aveva 20 anni in più rispetto a Bianchi e, per quanto ne sappiamo, non aveva mai ucciso prima. Magari sarebbe diventato un criminale, avrebbe commesso dei reati, ma non avrebbe ucciso. Probabilmente non lo avrebbe mai fatto se Bianchi non l'avesse trascinato e non si fosse unito a lui. La deposizione di Bianchi, unita al lavoro meticoloso della polizia, porta alla condanna di Angelo Buono per 9 omicidi. I due cugini evitano la pena di morte, ma vengono condannati al carcere a vita. Buono in California, Bianchi a Walla Walla, Washington.
Una cosa molto spiacevole in molti casi di omicidio è scendere a compromessi con un assassino per prenderne un altro. È qualcosa con cui ho dovuto convivere. Se potessi, se ora potessi andare fino a Walla Walla, sparerei a quel figlio di puttana. C'è molta gente losca in giro per Hollywood. Io sono nato e cresciuto qui, a Los Angeles. E non è cambiata. Dai tempi degli strangolatori della collina, è tutto uguale. E credo che non cambierà mai.